Secondo me così potrebbe già andare per avere un po' di... Ciao a tutti! Primo approccio al microfono. Ok, ciao a tutti e benvenuti ai Corsi Linux. Sono il presidente del Poul, Radu Andries, e vi do ufficialmente il benvenuto ai Corsi Linux Avanzati 2011. Noi siamo un'associazione con un po' di storia, che da 10 anni in giro, e sì, siamo un'associazione ufficiale del Politecnico, nel senso che abbiamo lo statuto e siamo, diciamo, abbiamo una sede per ora. Abbiamo uno statuto che ci dice che abbiamo dei scopi. Gli scopi che abbiamo noi sono promuovere il software open source. Cosa vuol dire promuovere il software open source? Vuol dire andare avanti a dire alla gente che l'alternativa a qualcosa di proprietario c'è. Per esempio, consideriamo Internet Explorer, cioè l'ottimo Mozilla Firefox o l'ottimo Chromium, che molti conoscono come Google Chrome, eccetera eccetera. Questi corsi sono fatti per conoscere meglio l'alternativa Windows, che è Linux. Noi siamo situati, se avete dopo domande, dopo il corso, durante la settimana, oppure incontrate problemi con Linux, potete venire a trovarci nell'edificio 9A, che sarebbe sotto la Poliradio, e farci le domande. Noi siamo più che felici di ascoltarvi e parlare con voi. Altre cose che facciamo oltre ai corsi Linux sono varie conferenze che interessano in qualche modo il software libero. Per esempio, facciamo una conferenza sulla sicurezza per sensibilizzare la gente all'uso di Facebook, di social media, eccetera. E diciamo come non bisogna usare il computer per essere, diciamo, sotto il mirino degli hacker. Se volete trovarci, di solito ci riuniamo settimanalmente durante anche il normale anno. Per esempio, se ci sono gli esami, ovviamente non ci siamo, però di solito martedì o mercoledì ci riuniamo in sede per fare progetti nostri, documentazioni, eccetera. Perché dovreste interessarvi a noi? Perché ultimamente Linux è molto molto usato. Considerate solo che Facebook ha la totalità dei suoi server che usano software libero. Per esempio usano Linux, usano anche BSD, che è sempre software libero. Quindi è sempre più rilevante. E poi i telefonini Android sono anche loro... hanno una parte libera che è Linux, che è sempre, sempre open source. Se siete interessati a collaborare, prego, noi vi aspettiamo nella nostra sede, contattateci anche via mail, abbiamo anche un sito chiamato www.poul.org e lì potete trovare informazioni su di noi e gli eventi che facciamo. Abbiamo anche una newsletter dove spediamo soltanto notizie degli eventi che facciamo, ma non spediamo spam, quindi non vi preoccupate, al massimo una mail a settimana se abbiamo eventi, se no non vi arriva mail inutile. Salve a tutti, io sono Daniele Diamantino, il segretario dell'associazione Poul. E niente, alcune note per oggi, interrompete, adesso iniziamo con il primo talk di Simone, insomma, sull'amministrazione di sistema in generale. Se avete qualunque domanda durante il talk interrompete, metteremo su internet i video di questo evento il prima possibile, penso nel weekend. Se avete bisogno di iniziare a installare Linux, fatelo, magari se riuscite durante questo talk noi saremo qua intorno a girare con le chiavette e anche i DVD, e se c'è bisogno delle ciabatte per la corrente da qualche parte le possiamo mettere, ce ne abbiamo un paio.
E poi prima di andare via abbiamo dei questionari di gradimento che abbiamo stampato, adesso speriamo che passino per tutti, da farvi compilare se avete qualche minuto di tempo, giusto per avere un feedback su questo evento, anche perché è da penso 2 o 3 anni che non organizziamo niente di, diciamo, tra virgolette così avanzato, nel senso che anche l'anno scorso abbiamo fatto dei corsi base e infatti c'erano 20 persone, io quest'anno ho proposto facciamo dei corsi intermedi avanzati, questo è il risultato, quindi sono felicissimo di vedervi qua. E niente, allora iniziamo adesso con il talk di Simone. Prima di tutto è stato creato un portale per l'accesso a contenuti e esercizi del corso Linux, che si trova a corsilinux.pol.org. Quindi registratevi e diamo indicazioni dopo, prima della sessione pratica. Intanto registratevi. Lì ci saranno tutti i materiali e gli esercizi che utilizzeremo. Ah sì, non dimenticate di aggiungere il vostro nome al profilo, perché così quelli presenti a più del 75% delle lezioni, cioè 3 lezioni su 4, avranno un attestato da parte del POL di presenza ai corsi Linux avanzati. Grazie. Della giornata si occupa di introdurvi ai concetti di amministrazione del sistema. Questo corso, diciamo, dà per scontato almeno un uso base di un sistema operativo, cioè dovete sapere usare un sistema operativo come utente, cioè dovete avere chiaro cos'è un file, cos'è una directory, largamente sapere cos'è un servizio, che sia un servizio web o un altro tipo di daemon. Comunque è un utilizzo molto basilare, e in questa lezione vi ripasserò anche quali sono i comandi base da usare nel terminale per muoversi nel file system, e vi farò vedere quali sono, diciamo, i trucchi che usano i sistemisti per automatizzare il proprio lavoro e rendere più piacevole il loro lavoro. Chi è il sistemista? Allora, non so se qualcuno di voi conosce un blog che si chiama Storia della Sala Macchina. Sistemista è un lavoro abbastanza, diciamo, gratificante per certi versi, per certi altri è una vera dannazione, perché hai a che fare con molti sistemi diversi, con una rete che molto spesso è o sottodimensionata per il budget, o comunque hai a che fare con cose che ti sono imposte. Non è come il tuo computer di casa, in cui puoi decidere tu cosa installare e come gestirlo. Ma il lato veramente spinoso di essere un amministratore di sistema, un sysadmin in una grossa azienda, è che hai a che fare con gli utenti, con le persone normali. Quindi una citazione abbastanza famosa di Davide Bianchi dice: tu vuoi fare che? Per fare cosa? Allora, dov'è il sistemista? Partiamo col primo. Setup delle macchine e della rete. Cosa vuol dire setup delle macchine? Il vostro compito come sistemista
uno dei vostri compiti come sistemisti è fare il setup delle macchine che vi fornisce l'azienda e soprattutto cablarle, come in questo caso, e fare il setup dell'intera infrastruttura di rete. Normalmente il sistemista in un'azienda è uno solo, se si parla di un'azienda piccola, mentre per aziende più grandi diciamo che hai comunque degli aiutanti, ma è comunque un lavoro abbastanza gravoso perché il sistemista, diversamente dal programmatore, ha a che fare anche con l'hardware. Quindi voi dovete essere in grado di diciamo riconoscere i principali strumenti per la comunicazione di rete, saper riconoscere le parti fisiche di un computer. Comunque queste sono conoscenze che per ovvi motivi si fanno sul campo e in questo corso non vedremo. Un altro dovere del sistemista è l'aggiornamento e l'installazione del software, ovvero in un'azienda tipica arrivano i programmatori che hanno sviluppato l'applicazione per la vostra azienda, l'acquistate e il boss vi dice: guardate, voi dovete fare quello che in gergo viene chiamato il deploy, cioè portare un programma che sui computer degli sviluppatori funziona molto bene, ma poi quando bisogna installarlo sulle macchine di una grossa rete, di una grossa infrastruttura, ecco che i nodi vengono al pettine. Altra cosa importante è vostra responsabilità anche aggiornare il software che voi installate. Quindi voi dovete conoscere ogni singolo programma che gira sulle vostre macchine, perché in tal caso voi siete responsabili di eventuali problemi. E infatti troubleshooting è la soluzione di malfunzionamenti. Questa diciamo che è la dote principale di un sistemista. Finché si tratta di fare un setup da zero e nuovo, sono buoni tutti, si leggono il manuale e bene o male ci si salta fuori. Il sistemista vero si vede quando c'è bisogno, quando c'è il problema. E quindi il primo passo è il cosiddetto troubleshooting: vedere dov'è il problema, mirarlo e risolverlo. A volte è un problema semplice che può essere risolto guardando semplicemente i log, se non sapete cosa sono i registri che le applicazioni usano per mettere informazioni di stato sul proprio servizio. Nel senso, avete un server web come può essere Apache o Nginx, cioè un server che fa in modo che gli utenti possano scaricare pagine dal vostro sito internet. Se per qualche motivo una pagina non viene trovata, quello che viene detto un errore 404, cioè la pagina non è stata trovata, molto probabilmente avrete una conferma di questo nei log di errore. Cioè voi potete, nella maggior parte dei casi, nelle applicazioni programmate come Dio comanda, risolvere i problemi leggendo quello che vi dice il programma e il programmatore che l'ha programmato. I backup. Anche i backup sono un vostro dovere. Queste cose succedono e sono successe di recente. Se avete sentito i giornali o la televisione, avete sentito di un noto provider italiano, di cui non faremo nome, che ha avuto un piccolo problema di fuoco con la propria server farm. Fortuna vuole che le proprie macchine non fossero proprio, in gergo si dice, ridondate, usiamo noi informatici, ovvero aggiungere delle cose che in una prima osservazione possono apparire vestigiali e superflue, ma avere ridondanza significa avere una maggiore, come dire, resilienza agli errori, cioè essere più resistenti nel caso si bastasse una macchina o vi prendesse fuoco l'intera server farm. Cioè, se avete server farm divise con porte antincendio, ancora meglio, stanno in due parti diverse del globo, è meglio. E parlando di backup invece, i problemi succedono. Si pensi a un database SQL, può succedere che l'applicazione è programmata dai vostri colleghi programmatori, a un certo punto decida di brasare un intero database.
Ora il boss non dà la colpa al programmatore, dà la colpa a voi. Dice, guarda, sistemalo, rivolgo il database come era prima. Quindi o voi avete una copia del database prima che l'incidente accadesse, oppure siete fregati e venite licenziati. Quindi backup significa mantenere il posto di lavoro, significa non perdere il proprio lavoro e non doverne farne altro, significa salvezza. Le licenze. Per chi non lo conoscesse, lui è Richard Stallman, è il presidente di un'associazione, la Blue Foundation, che si occupa della diffusione, un po' come noi, forse più di noi, in un modo un pochino più pesante di noi, della diffusione del software. Dai, stiamo arrivando. E quello che lui dice è: il free software non è un argomento di prezzo, non è una birra gratis che vi danno e voi dite che cura una birra gratis, è molto di più. Quando si parla di free software si stanno mettendo in discussione quelle che sono le vostre libertà. E quando voi decidete di utilizzare un sistema operativo proprietario e chiuso, come può essere il macOS che avete sul Macintosh o il Windows 7 sul netbook, voi state facendo un grande compromesso, state sacrificando delle vostre libertà per una millantata maggiore produttività, cioè voi dovete fare due conti e vedere se il gioco vale la candela, perché adesso le alternative esistono. Negli anni 80 c'era Unix e Unix costava migliaia di euro, quindi o voi avevate i soldi per comprare Unix o non potevate fare niente. Quindi, ma lasciando perdere il discorso, diciamo, filosofico, a noi delle licenze di questioni etiche ce ne frega poco. Siamo sistemisti, veniamo forse pagati per il nostro lavoro che facciamo, quindi a noi interessa quali sono le conseguenze di utilizzare una licenza, un programma licenziato con una licenza piuttosto che un altro. Allora, giusto per chiarire, sarò molto sintetico su questa parte perché so che è una noia, ma è importante perché rischiate certe volte guai legali per queste cose. Partiamo con il primo caso. Il software è rilasciato secondo una EULA, si dice, End User License Agreement, cioè una licenza che vi dice: voi non avete comprato il software, voi avete comprato il diritto ad usare quel software. E cosa comporta questo, voi dite? Il software funziona, quindi a me chi me ne frega, finché paga il capo. Il problema sorge quando il vostro capo non vi dà più soldi per acquistare il software nuovo e la vecchia versione del software si dà il caso che non funziona più così tanto bene con la nuova versione del sistema operativo. Quindi i casi sono due: o pagate il supporto o la nuova versione del programma o siete fregati, perché non è che potete aggiustarlo voi, cioè vedere il codice sorgente, si dice, cioè il listato di istruzioni del programma, vedere dov'è il problema e risolverlo. Con questo non potete farlo. Non potete farlo non solo tecnicamente, perché molte volte il software è un compilato, si dice, è in un formato così, diciamo, difficile da, diciamo, leggere e capire, che dovreste fare quello che si dice reverse engineering, cioè ingegneria inversa, partire da una cosa difficile e costruire il funzionamento e con un hack, si dice, risolvere il problema che avete. Ma proprio per una questione legale voi non potete cambiare come sta funzionando il programma, non avete il diritto di farlo, vi hanno privato della vostra libertà di modificare il programma. Essenzialmente il programma non è vostro, non possedete il programma, avete solo il diritto di utilizzarlo. Quindi seconda categoria di licenze, la General Public License, la GPL. Ne esistono varie versioni, quella più famosa è forse la GPL versione 2, che è quella con cui è rilasciato il kernel, cioè il cuore del sistema operativo Linux, che vi permette di un ampio spettro di libertà. L'unico fattore limitante è che se voi volete fare una modifica a un software GPL, voi non,
potete ridistribuirla a patto che distribuiate anche il sorgente che avete modificato. La CDDLL è una licenza della defunta Sun, non ci soffermiamo perché avrete a che fare con molti software licenziati con questa licenza, ma sono in via di estinzione. BSD è la manna dei sistemisti perché essenzialmente vi scarica da ogni problema. Il proprietario del codice sorgente vi sta dando tutti i diritti che potete immaginare sul codice, tra cui anche quello di non redistribuire le modifiche che avete fatto. Quindi a livello sistemistico la BSD è una manna. A livello etico preferite sempre il software GPL, perché adesso magari non vi cambia niente, ma fra 10 anni potrebbero vedersi dei problemi. Installare Linux. Probabilmente molti di voi avranno installato 10.000 distribuzioni, ma noi ci teniamo che alcuni capisaldi vi siano chiari, e quindi per questo corso di sistemismo vedremo in particolare le due distribuzioni più diffuse lato server: Debian, della società Debian, che è una società senza scopo di lucro che si occupa del mantenimento della distribuzione Debian. Innanzitutto voglio che vi sia chiaro cos'è una distribuzione Linux. Linux di per sé è solo il kernel, che vi ho detto che è licenziato sotto licenza GPL versione 2, ma di per sé voi non ci fate molto con un kernel. Avete bisogno di un pacchetto di programmi che girano intorno al kernel. Questo pacchetto di programmi nell'insieme delle sue funzioni prende il nome di sistema operativo. In generale il sistema operativo viene identificato col nome GNU/Linux, cioè è un misto di software GNU e Linux e molte volte anche di altro software proprietario, ma è un caso particolare. Quindi una distribuzione non è nient'altro che persone che scelgono dei pacchetti, verificano che funziona tutto insieme, che non esploda da un momento all'altro, e la rilasciano. E nel caso di società come Red Hat ci puoi costruire un business su questa cosa, nel senso Red Hat è una società commerciale che rilascia Red Hat, che ci sono i codici sorgenti, quindi anche se voi non pagate il contratto per Red Hat potete comunque utilizzare o Red Hat, che con qualche trucco è resa un po' scomoda da maneggiare, ma esiste un clone CentOS che è l'esatta replica, o ancora meglio potete fare un contratto di assistenza con Red Hat e quindi avete supporto per l'aggiornamenti, per i problemi che potrebbero sorgere con la distribuzione Red Hat. Ora, vediamo gli accorgimenti quando si installa Linux. La prima cosa, raccogliere informazioni. Ora che siamo nell'era di Google, digitare il modello del proprio computer su Google vi dà l'intera lista delle specifiche, non è più così tanto un problema. Lo era all'epoca anni 90, quando molte famiglie possedevano un solo computer. Questo computer aveva uno dei cosiddetti Win Modem, che funzionavano con diversi trucchi voodoo su Linux, ma nel lasso di tempo che intercorreva tra l'installazione e l'effettivo boot del sistema, voi eravate senza internet, quindi non avevate una guida che vi togliesse dalle spine. Al giorno d'oggi è semplice installare Linux. Prima di tutto si vede il proprio computer, si cerca un po' su Google se potrebbero esserci dei problemi di compatibilità dei driver, ovvero quei programmi che si occupano di far parlare periferiche al sistema operativo, e si procede solo nel caso non ci fossero problemi. Se ci fossero problemi vanno in qualche modo risolti. Il primo passo, che magari può spiazzare chi non ha mai installato un sistema operativo, è partizionare il disco. Primo avvertimento, ve lo dico subito: ridimensionare una partizione continua a essere un'operazione pericolosa. I tools sono molto più sofisticati adesso, non c'è quasi nessun rischio, però come da buon sistemisti, quando vi dicono non c'è quasi nessun rischio, il rischio c'è, e se voi non prendete precauzioni voi, diciamo, patirete questa scelta. Quindi
fate i backup, fateli. Se avete dati importanti, fate i backup, rischiate di perdere dati. Molte volte le distribuzioni Linux hanno come scelta preselezionata cancella l'intero disco. Uno che magari è abituato con Windows, che vi fa un sacco di domande inutili, siete abituati a Wizard, avanti, 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 fine, vai, non fatelo con Linux. Molte distribuzioni hanno come scelta principale cancella l'intero disco. Quindi se avete magari un sistema operativo, un altro sistema operativo installato come può essere Windows, e volete fare in modo che all'avvio possiate scegliere quale sistema operativo far partire, non guardate l'intero disco, ma leggete quello che vi dice il tool. Per chi non avesse capito finora di cosa ho parlato, una partizione è una sezione logica del disco, nel senso non è fisicamente determinato sul piatto dell'hard disk, ma è, diciamo, una suddivisione che viene fatta logicamente per aiutare, diciamo, per agevolare il lavoro dei programmatori del sistema operativo e per concedere un'astrazione maggiore da quello che è il disco vero e proprio. Linux, diciamo, non fa una distinzione, vi nasconde, astrae questo problema, nel senso in Windows siete abituati a avere, andate in risorse del computer, avete C, D, E, F, G, H, I, tutte le lettere delle varie partizioni che avete. In Linux invece c'è un'altra politica, che è unifichiamo il file system, diamo una consistenza propria a questo ammasso di periferiche, dischi eccetera, e unifichiamolo in modo che qualsiasi programmatore, qualsiasi sistemista metta a mano delle macchine Unix, delle macchine Linux, sappia come muoversi, sappia determinare lo stato del sistema senza inventarsi ipotesi su dove possa essere un file, su C, D, E, F, G. È opportuno non installare un sistema operativo in una sola partizione. Potete farlo, ma ci sono dei vantaggi concreti nel suddividere, nell'avere, si dice, uno schema di partizioni. Cosa vuol dire uno schema di partizioni? Abbiamo innanzitutto una partizione dedicata, si dice, a root. Quello slash in Linux molte volte si legge root, cioè è la radice del disco, da dove parte tutto il file system. Quando su root ci andrà a finire, diciamo, l'intero sistema operativo, a meno che delle altre partizioni non siano fatte. Cioè, nel caso aveste una sola partizione, partizionate tutto, e come si dice il mount point, cioè dove si va a agganciare la partizione, date root, cioè la prima, tra virgolette, directory di Linux. Una partizione per home. Home in Linux è una directory che è usata per tenere i dati degli utenti. Avete interesse a tenerla separata? Uno, perché gli utenti possono fare casini, non rispondete voi in prima persona, e quindi avere, diciamo, una maggiore separazione, anche se non fisica, tra le varie parti del file system è comunque una misura di sicurezza in più. E due, vi agevola il backup, cioè fare il backup di una sola partizione è più facile che copiare mentre sta andando, mentre è montato, si dice, una partizione. Quindi, se è possibile, fate una partizione separata per home. Una partizione per boot, che è la directory dove si trova il kernel Linux, ed è bene tenerla separata, sempre per le solite ragioni di sicurezza, di backup. E una partizione per swap. Swap, se non avete mai sentito nominare, non è una vera e propria partizione, nel senso che non ci finiscono sopra dei file, ma ci finiscono sopra tutti quei contenuti, quei programmi che non riescono a stare in memoria mentre il sistema gira. Cioè, quando Linux vede che la memoria si sta esaurendo, mette delle parti di programmi nel disco rigido. È un'operazione costosa, ma è essenziale, perché se non ha più memoria il sistema operativo crash. E quindi quanto spazio dovremmo dare? Un consiglio generico che si dà è il doppio della RAM. Valeva un tempo in cui la RAM era poca, ora
con sistemi con 2-3 GB di RAM, se date, secondo me non dovete dare più di 2-3 GB alla swap, darne di più sarebbe un eccesso, ma la prudenza non è mai troppa, quindi scegliete in vostra coscienza. I sistemi operativi con molta RAM. Sì. Mi hanno fatto notare che c'è un motivo per cui è desiderabile avere una partizione swap grande almeno quanto la RAM, e questo motivo è l'ibernazione, un nuovo, diciamo, modo di spegnere il computer, nel senso che il sistema operativo non viene veramente spento, ma tutti i contenuti della RAM, che sono notoriamente contenuti volatili, cioè quando si stacca la corrente quei contenuti vengono persi, vengono trasferiti momentaneamente nel disco rigido, il computer si chiude, quando riaprite il sistema operativo semplicemente ricarica tutti i dati che ha messo nella partizione di swap e li rimette in RAM e avete di nuovo il sistema operativo come l'avete lasciato. Per i server c'è un ulteriore consiglio che mi sento di dare, è separate ancora, fate ulteriori partizioni per esempio io tengo una partizione separata per la cartella /srv, che è la cartella in cui metto i siti internet che servo. Questo agevola come al solito i backup, dà una maggiore sicurezza, diciamo, relativa al fatto che potete smontare e rimontare la partizione a vostro piacimento. Comunque è un'accortezza in più. Ma vedrete nella lezione dei file system che ora ci sono strumenti molto più evoluti di questi, ma questi sono consigli generali che sono sempre validi. Qui è un esempio, adesso non è più come anche solo 5-6 anni fa, in cui le varie operazioni andavano fatte con tool testuali, ma esistono anche tutte le distribuzioni più diffuse al momento offrono installer grafici, cioè dovete solamente seguire un wizard come siete abituati su Windows. Questo è il tool per partizionare di Debian, questo è il tool per partizionare di Red Hat. Configurazione. Al termine della copia del sistema operativo, sempre tramite wizard vi verrà chiesto di configurare il sistema. Ricordatevi di impostare il layout tastiera e il fuso orario in modo corretto. Layout tastiera perché se non siete abituati con la tastiera americana potreste avere un po' di difficoltà a digitare del testo, nel senso che molti tasti, specialmente i caratteri speciali, sono rimappati, cioè sono in una posizione diversa. Quindi se non state attenti rischiate di dover fare un tentativo alla cieca per individuare i tasti. Generalmente il layout tastiera viene chiesto durante la configurazione. E il fuso orario. Fuso orario che per certi programmi potrebbe dare problemi di difficile soluzione, quindi impostatelo subito correttamente, altrimenti rischiate di avere a che fare con problemi veramente enigmatici. Scegliete una partizione sicura per root. Root è un altro concetto diverso dalla root del file system. Root è un utente, root è l'utente amministratore per eccellenza. Le politiche delle nuove distribuzioni sono per disabilitarlo, perché lavorare come root è un'operazione rischiosa, avete poteri illimitati, non è come su Windows che se cancellate un file viene messo nel cestino, se siete via terminale e date il comando sbagliato, fottete il sistema. Quindi scegliere una partizione, una password sicura per root significa mettere la macchina al sicuro. Un ulteriore consiglio è fare con le nuove distribuzioni, disabilitarlo e dare i comandi attraverso un ulteriore comando che viene chiamato sudo, alcuni lo chiamano, che significa, anche se sono utente, impartisci questo comando come se fosse stato l'utente root a impartirlo. In questo modo vi potete disabilitare l'utente root e non rischiate di fare danni accidentali mentre operate col vostro account utente. Usate root per ordinare l'amministrazione. Prendete nota del software installato. Anche se sembra palloso, e vedrete magari nella lezione dell'installazione del software che esistono modi più sofisticati per avere la lista dei software installati, comunque è importante che abbiate una vaga idea di che programmi siano installati. Questo vi può dare qualche aiuto quando chiedete aiuto
a degli esperti. Per esempio su Ubuntu molte volte mancano i pacchetti del compilatore C e le librerie necessarie per compilare, quindi molte installazioni non vanno a buon fine perché richiedono che alcune parti siano compilate, e soprattutto per gli utenti alle prime armi questo può un pochino spiazzare, perché anche seguendo passo passo una guida per la compilazione non riescono a farlo perché mancano i tool. È importante quindi che voi abbiate un'idea del software installato. Aggiornamenti, aggiornate immediatamente, subito, specie se la macchina è collegata alla rete, ok? Non siete sul sistema Windows e quindi non rischiate di venire infettati 5 minuti subito dopo che avete fatto l'accesso alla macchina e aspettate le 2 ore che Windows Update abbia finito di scaricare gli aggiornamenti. Ma il rischio, specie per una macchina destinata a uso server, è alto. Gli attacchi esistono, crimini informatici su macchine Linux non si contano, anzi molte volte per un hacker, per uno smanettone, è molto più facile attaccare un sistema Linux che conosce bene piuttosto che un sistema Windows. Fate un piano di aggiornamento settimanale, ma adesso con i nuovi tool automatici ve lo chiede da solo, vi dice: volete schedulare l'aggiornamento a 1 di notte quando voi non fate un cazzo? Sì, voi gli dite di sì e fategli fare l'aggiornamento. Terminale. Il terminale diventerà il vostro migliore amico. So che siete abituati ai tool grafici, ma adesso vedremo perché è importante usare il terminale. Soprattutto se sapete usare il terminale, siccome il nostro presidente vi sentite a vostro agio nella shell, potete fare carriera specie nel pool. Prima shell. Allora, primo punto, perché usare il terminale? Niente magie, controllo perfetto, io ho scritto. Essenzialmente vuol dire che con i wizard voi non sapete che cosa sta succedendo sulla macchina mentre il programma fa le proprie operazioni. Quello che vedete magari il programma che vi chiede: scusa, mi puoi dare la password di amministratore che devo fare alcune cose? Ti dici, boh, mi devo fidare. Magari hai scaricato il programma su internet. In generale non è una buona idea fidarsi dei tool grafici. Usate quando possibile, quando potete risolvere i problemi, il terminale, perché molti problemi che sono magari di difficile soluzione con l'interfaccia grafica, dovete scovare l'opzione in 10.000 sottomenu eccetera, diventano una banalità con il terminale. Quindi niente magia col terminale. Automatizzare il proprio lavoro era la cosa fondamentale come sistemista. Molte volte per risolvere un problema dovete impartire 100, 200, 300 comandi. Essere sistemista significa farsi furbo, cioè vedere quando i comandi possono essere automatizzati, se il problema è ciclico si può trovare un modo per far partire automaticamente il proprio script, si dice. Script significa un elenco di comandi, nel caso di uno script bash, un vero e proprio programma. Qui vi faccio un esempio di un listato Ruby, cioè insieme di comandi che vi diano soluzione a dei problemi concreti che potete incontrare nel vostro lavoro. Un altro problema grosso è dovete accedere a macchine, molte volte l'azienda ha una server farm dall'altro lato del mondo. Ovviamente non potete andare con un monitor sotto braccio, prendere l'aereo e collegarvi alla macchina. Dovete imparare a fare un accesso remoto. In Linux esistono vari tool, un tempo magari avete sentito parlare di Telnet se avete fare con Windows. Su Unix e Linux adesso è prassi usare un tool chiamato Secure Shell. Usare Secure Shell è praticamente la stessa identica cosa che mettersi lì con la tastiera e il monitor davanti al terminale e impartire i comandi. Imparare a usare la shell, una shell di un sistema operativo, vi ho detto Unix-like Linux, perché Linux per questione di soldi, di licenze, non è a tutti gli effetti un sistema Unix certificato, però funziona grosso modo come BSD, come macOS. Tutti i sistemi Unix hanno, diciamo, un certo padre comune, quindi molti problemi che risolvete in Linux in un modo
su BSD e MacOS si tratta solamente di vedere se i tool prendono altre opzioni, ma grosso modo il problema lo risolvete allo stesso modo. Altra cosa che dovete scegliere dal momento che lavorate su terminale: tutti i tool che usate adesso per scrivere, come gedit, blocconote per chi viene da Windows, non servono una mazza via shell, perché non potete aprire cioè potete farlo, ma è preferibile che impariate a usare un editor che funziona da terminale. Adesso facciamo una breve escursione tra quali sono i principali editor per lavorare via shell. Io ho fatto una selezione dei tre più famosi e li ho divisi per difficoltà di utilizzo. Se mi chiedete qual è il migliore, sappiate che c'è in corso una guerra ormai trentennale. Ho riportato una frase dalla chiesa di Emacs. Emacs è un editor di testo. Il solo fatto che ci sia una chiesa di Emacs vi può far rendere conto del livello di follia a cui siamo arrivati. Qui dice che Emacs è il solo editor. Esiste editor all'infuori di Emacs. Non dimenticando che comunque Unix di solito è il suo profeta. Primo editor che voglio presentare, Nano è l'editor più semplice che potete trovare, perché lo aprite e avete direttamente nella barra sotto i tasti da premere per eseguire il comando. Nano è il discendente di Pico, un altro editor che può essere considerato l'equivalente di Blocconote, ma stando agli ultimi aggiornamenti Nano è comunque diventato un editor abbastanza avanzato, supporta addirittura il syntax highlighting, cioè mentre scrivete del codice vi colora le variabili in un modo, vi aiuta, diciamo, nello scrivere codice. Un vantaggio è che è estremamente leggero, diversamente da Emacs che saranno ormai 200 MB, Nano penso che non sia neanche sui 3-4 MB. È terribilmente facile, lo ripeto, avete la linea di comandi sotto, c'è scritto per esempio per tagliare premi CTRL K e c'è sempre la scritta sotto, cut, past, find, tutti i comandi sono elencati sotto, quindi non dovete leggere un manuale per utilizzarlo. Secondo editor, lo posto su una fascia intermedia perché non dovete... Sì, dovete leggere qualcosa per usarlo, dovete essenzialmente capire come entrare in una modalità e in un'altra, ma non è come Emacs che vedremo tra poco. Vim si chiama, V sta per Vim Improved, cioè Vim migliorato, e UI è, diciamo, l'antico editor Unix. È un editor potente, supporta tutte le feature che potete trovare in qualsiasi editor visuale, addirittura. Questi editor, avendo una storia ormai trentennale, hanno molti più strumenti, molta più potenza che gli editor grafici che trovate. Equipaggiato con giusti plugin può addirittura diventare quello che viene detto un ambiente di sviluppo integrato, cioè avete debugger, avete compilatore, tutto in una sola finestra. Emacs è sviluppato da Stallman, il ragazzone che avete visto prima, ha un proprio linguaggio per lo scripting che è il Lisp, e definirlo un editor è un eufemismo perché molti lo definiscono un sistema operativo a sé stante, avete dentro il browser, avete dentro giochi, avete dentro addirittura uno psicologo, non sto scherzando, c'è uno psicologo che nei momenti di frustrazione vi consolerà e voi potete scriverci e lui vi risponderà. Un corso veloce sulla shell. Crash course l'ho chiamato perché allacciatevi le cinture e sarà molto veloce. Muoversi del file system, cioè tutte le operazioni che fate normalmente con il mouse e il navigatore visuale, vediamo brevemente come farle con il terminale. Comando ls elenca i file, poi fate ls dentro una directory e vi elenca i file di quella directory, fate ls la directory e vi elenca i file di quella directory. Un'opzione comune è l'opzione l e l'opzione a, che vi danno la lista di file nascosti dei loro attributi. C'è il comando cd che cambia la directory, cioè vi sposta da una directory all'altra. Move invece sposta sia file che directory, che per Linux sono più o meno la stessa cosa, ci sono
alcune differenze, ma generalmente Unix c'è il detto tutto è un file. C'è MacDir, che è l'equivalente di nuova cartella, cioè vi crea una cartella. RM cancella un file, però non una directory, esiste RMDir, ma l'opzione che di solito userete di più è l'opzione RF, che cancella sia la directory che tutti i file contenuti in modo ricorsivo, cioè va a vedere se ci sono altre cartelle dentro e cancella tutti i loro file della directory contenuta. Occhio però a usarlo specie come amministratore di sistema, non è raro vedere un RM, RF, slash e vedere se il sistema è piallato. Cat magari non l'avete visto, serve a stampare un file o a concatenarne due. Fate cat file 1, file 2, vi viene anche due file concatenati. Less è un sistema per diciamo leggere un file in modo umano, nel senso che se fate cat vi arriva la spattacchiata sul terminale e non fate in tempo a leggere il contenuto del file. Less è fatto in modo che il file sia elencato con un modo amichevole, nel senso parte dal primo pezzo di file, premete spazio e il file scorre di voi. Potete comunque vedere il file con l'editor di testo appena avrete un po' più di mestichezza, ma adesso è comunque uno strumento utile quando non volete avviare un editor. Ecco, ecco usato per stampare a schermo il valore di una variabile bash. Locate è uno strumento di ricerca che si basa su un database, cioè periodicamente dovete dare un comando updateDB che e lui consolida tutto il file system, tutti i file e cartelle del sistema in un database, così che quando voi fate locate nome del file ve lo trova istantaneamente senza ricercare in modo iterativo in tutto il file system. Ma il suo collega è find invece è utile quando voi non avete un database consolidato, cioè non avete fatto updateDB, dovete trovare un file che locate non vi trova, quindi usate find. Top vi dà, è un comando interattivo che vi fa vedere quali sono i processi attivi sul sistema. Potete usare diverse tipi di ordinamento, come l'ordinamento per risorse consumate, tipo quali sono i processi che stanno ciucciando più RAM, quelli che usano più processore, e fare altri tipi di ordinamenti. Editing di comandi. Cioè quando scrivete il terminale non è che scrivete il comando ed è come sulle macchine da scrivere, se sbagliate qualcosa siete fottuti. Fortunatamente le nuove versioni di Bash offrono sistemi sofisticati ed essenzialmente distinguiamo due modalità di editing su Shell. La modalità Emacs, che è quella attiva di default, che vi permette di usare per esempio CTRL A e CTRL E per muovervi all'inizio e alla fine della riga, CTRL P, CTRL N vi fa navigare nella history, cioè voi con CTRL P riuscite a vedere il comando che avete digitato in precedenza. E addirittura c'è CTRL R che per chi conosce Emacs è la ricerca incrementale. Voi scrivete un pezzo di comando, non vi ricordate più che cosa avevate scritto, però vi ricordate che in un certo momento nel passato avevate usato quello stesso comando, CTRL R ve l'autocompleta con le stesse opzioni che avevate dato. Questa è la shell, questi sono tutti i comandi che funzionano nella shell e prendono diciamo gli stessi comandi di Emacs, viene detto modalità di editing di Emacs. Per chi invece è un fan di Vue, sappia che esiste anche la modalità Vue, io Vue personalmente non lo conosco, e per la gioia di tutti voi funzionano anche i tasti freccia, cioè se fate su la freccina su scorre nella history, se fate la freccina destra e la freccina sinistra il cursore si muove a destra e a sinistra nel comando, quindi la shell anche se appare ostile è uno strumento molto amichevole almeno nelle ultime versioni. Adesso un concetto importante da capire sono i byte e le redirezioni. Ogni processo si dice ha tre canali di comunicazione, sempre la maggior parte dei casi, se non tutti aperti. Questi tre canali sono standard in, cioè l'input standard, e viene identificato con il numero 0. Linux dovete sapere che identifica i file, e ricordate che in Unix tutto è un file, con un file descriptor, cioè un numero intero. Nel caso di standard input, cioè l'input standard, che di norma è la tastiera, è identificato con 0.
Poi c'è standard output, che è l'output che di default è lo schermo, cioè il terminale che vedete davanti a voi. Ed esiste anche il meno conosciuto standard error, ovvero dove i programmi buttano fuori gli errori. Di norma questo coincide con lo schermo, ma nulla vieta che uno possa usare per esempio una stampante in modo che abbia un feedback fisico dell'errore quando accade. Pensate a dei sismografi, non penso sia un errore, comunque è un terremoto. Ma... adesso vediamo come modificare questi pipe, cioè questi canali. Il primo modo è usare l'operatore freccia sinistra minore. Questo connette lo standard input del comando che avete dato, più correttamente del processo che avviate, allo standard input al file che gli date dopo. Quindi comando minore file, voi al posto di digitare con la tastiera a mano quello che volete digitare al comando, lo scrivete su un file e tutto questo viene automaticamente dato in pasto al programma. Il suo cugino, il suo corrispettivo, è l'operatore maggiore, cioè al posto di scrivere su schermo quello che il comando vi butta fuori sul terminale, lo butta in un file che specificate alla destra. Esistono due versioni, perché la prima versione è la versione meno cattiva, nel senso che non mi ricordo se concateno, comunque diciamo non soprascrive il file che avete specificato, mentre la seconda forza diciamo la scrittura del file e nel caso lo sovrascrive. Invece per redirigere standard error esiste l'operatore 2 maggiore, specificando un file viene dato l'errore, e l'operatore maggiore end, che redirezione sia lo standard output che lo standard error. Infatti se parte solo maggiore e basta, standard error continua a venire fuori sul schermo. Per questo anche se date un comando e comunque ci sono degli errori, continuate a vederli, non è che il comando silenziosamente fallisce. Altro operatore importante è il cosiddetto pipe, il tubo. Non so dove trovate le tastiere italiane, ma tipo sulla destra, è un po' nascosto. Questo è un comando molto utile, sulla sinistra. È un comando molto utile perché vi permette di collegare lo standard input di un processo o di un comando ad un altro comando, e questo vi permette di concatenare i file, cioè come una serie di tubi. L'acqua scorre e i vari risultati delle trasformazioni che state facendo vengono propagati lungo la pipe. Un altro comando utile è end, i due end, che è comando doppio end, l'altro comando dice esegui il primo comando, se tutto va bene fila liscio esegui il secondo. È molto utile per dare comandi successivi, non necessariamente in pipe, cioè non che uno debba avere l'input dell'altro, ma solo che devono essere eseguiti in sequenza se tutto va bene. Esiste anche il collega, che sono i due pipe che in gergo informatico è LOR, dice se il primo comando fallisce allora esegui quest'altro, cioè questo è utile se dovete attivare una procedura di emergenza, avere qualcosa che ripristini lo stato del sistema a qualcosa di meno danneggiato. Altri concetti importanti sono i filtri. Vediamo i comandi di filtro principale. Il primo è cat. Cat serve nel caso abbiate dei file che sono strutturati a colonne a estrarre dei campi in ogni riga di un file. Per esempio, un caso comune è estrarre la terza riga di un file strutturato a colonne, e quindi l'opzione meno D specifica il delimitatore, cioè se avete, che ne so, i campi della vostra tabella delimitati con un pipe, con una star, infatti meno D star e sa che il file è separato dalle stelline. Di default è un tab. L'opzione meno F dice quali fields, quali campi mostrare, cioè se voi dite volete il terzo file delimitato da, questo c'è l'esempio, estrarre il quarto campo da init tab, che è un file che vedrete dopo, è un file che è strutturato con i vari campi della tabella divisi da dei due punti, fate cat meno d due punti meno f il quarto field di questo file, h init tab.
Sort. Sort, come potete intuire, ordina le righe di un file. Cioè, non opera sul file, ma ricordate che è sempre l'output che restituisce. L'opzione meno K specifica quali colonne, nel caso del file sia sempre forma tabellare, vengono usate come chiave di ordinamento. Mentre l'opzione meno T, sempre nel caso delle colonne, è l'equivalente di quello che era meno di per cut, specifica il delimitatore. Esempio, ordinare eccetera group, che è un altro che vedrete, un altro file che vedrete nella seconda lezione, però sort meno T separatore due punti, meno K dalla colonna 1 alla colonna 1 è la nostra chiave di ordinamento, il file eccetera group. Altro filtro importante, unique. Unique stampa le righe uniche di un file sortato. È importante che il file sia già ordinato, cioè quello che, come potete immaginare, quello che dovete fare è ordinare il file, passarlo in pipe a sort, a unique. E unique vi mostra, diciamo, quella colonna, quella riga una sola volta. Questo è utile nel caso di log che ripetono sempre lo stesso messaggio. Voi ovviamente non volete leggere 300 righe dello stesso messaggio, ma siccome dovete trovare l'errore, volete che quella riga sia visualizzata una sola volta. Opzioni utili è meno C. Questa è una roba, quello che fa unique lo potete fare anche con l'opzione meno di sort, ma meno C, ma unique è comoda perché ha l'opzione meno C che conta le ricorrenze, cioè quante volte quella riga è ripetuta. L'opzione meno D invece, diciamo, specchia il comportamento di unique, cioè al posto di mostrarvi le righe uniche vi mostra solo quelle duplicate, una sola volta sempre, ma solo quelle duplicate. Il contrario, la prima specifica solo i duplicati, la seconda solo i duplicati, meno D e meno 1. Tipo unique meno var log a caso, che vi ho detto prima, vi dà la lista del log a patto che sia ordinato, cioè prima dovete sortarlo, mi raccomando, l'ho anche sottolineato, vi dà le righe uniche nel file. VC, che non è il butter ma è word counter, conta linee, parole e caratteri di un file. È specialmente utile negli script bash ed è per questo che non lo vedete mai come comando isolato. Come comando isolato ha come output tutte e tre i casi, cioè vi conta sia le linee, parole e caratteri. Mentre se volete avere solo un numero, allora dovete usare l'opzione meno L per le linee, l'opzione meno V per le parole e l'opzione meno L per meno C per i caratteri. Per esempio, volete contare quanti caratteri, quante linee, quante parole ha la Divina Commedia? In Unix è una questione di un secondo, fate VC commedia, per esempio inferno.txt lo fa, mentre se doveste farlo a mano con un editor di testo, auguri. Questo è il risultato, so che eravate curiosi. T è un altro comando abbastanza utile, praticamente è uno sdoppiatore, sdoppia l'output e collega quindi il suo standard input allo standard in di quello che fai. Utile per mostrare, per esempio, dovete dare un comando in pipe, ma volete anche un feedback visuale di quello che avete fatto, quindi mi sembra che ho fatto anche l'esempio. Per esempio, mostrare l'output di ls e il numero di file, quindi ricordate, un'opzione utile può essere word count per contare le linee, fate ls pipe t dev teletype. Dev teletype è un file che rappresenta il terminale, quindi quello che mi state dicendo è ls, manda il tuo output allo standard input di t, t mandalo invece su devtti1 e anche sullo standard input di word count. Quindi il risultato è che avete sia la lista di file sia il numero di file che state listando. Altri filtri utili è the tail, che mostra rispettivamente l'inizio e la fine di un file. Ok, l'inizio non vi serve molto, lanciate l'editor di testo, le prime 10 righe ve le fa vedere, il problema è la fine, vedete, sì, scorrono le pagine,
Beh, editor avanzati come Emacs e UI hanno un'opzione che vi fa scendere subito all'ultima linea dei file, ma avere, specie se dovete utilizzarlo per uno script automatizzato, sapere come fare con i comandi Unix è importante. Cioè, add vi mostra le prime 10 righe di default, potete sempre specificarle con un'opzione, mentre tail vi mostra le ultime 10. In particolare in tail c'è una cosa che il vostro editor di testo, a meno che non sia Emacs, non può fare, è mostrarvi un feedback di come un file sta cambiando in tempo reale. Volete monitorare lo stato di log di un web server, sapete che state facendo delle prove e volete avere continuamente il feedback su cosa sta succedendo. Sembra che ho fatto l'esempio, sì. Tail, NF, il log che state guardando, in questo caso il log di errore di Nginx, che è un web server. Grep, che grep è un filtro importantissimo, mostra le righe che corrispondono, le righe di un file che corrispondono a un determinato pattern di ricerca. Esistono modi molto complicati per usare il grep. Se sapete le regular expression, non so di cosa sto parlando, per la maggior parte di voi però non vi faccio vedere esempi, ma è voodoo, quindi è importante che come amministratore di sistema guardiate le regular expression, ma per ricerche semplici il grep è comunque un valido strumento. Qui le opzioni più comuni, per esempio volete trovare in var log out.log, che è il log degli accessi al sistema, un determinato IP che si è collegato, in questo caso 10.0.0.8, cioè una macchina, potete vedere tutte le volte che 10.0.0.8, cioè questa macchina, si è collegato al vostro computer. Fate cut, cioè mostra il contenuto di questo file, però non farlo vedere a schermo, ma mandalo in pipe a grep. Grep mostra solo le righe che contengono 10.0.0.8 e così avete il log degli accessi effettuati solo dalla macchina 10.0.0.8. Scripting. Lo scripting, come vi ho detto prima, non è nient'altro che elencare dei comandi al fine di automatizzare un processo e risolvere un problema. Vi do alcuni consigli, alcuni trucchetti per scrivere i vostri primi script bash. Prima di buttarvi sull'editor, provate sul terminale, perché se vi mettete a immaginare quali siano i comandi su un editor, non ci salterete mai fuori. Vedrete alla fine che c'è un errore che proviene da qualche stadio del vostro script e non ci salterete mai fuori. Quindi provate sulla linea di comando ad eseguirlo a pezzetti, cioè ogni volta che dai un pezzetto di comando, che ne so, voglio operare sul file, prima faccio cut il file, secondo passo cut file pipe, il comando che voglio dare, e alla fine, operando in questo modo e in modo diciamo incrementale, riusciamo ad ottenere una lunga sequenza una lunga sequenza di comandi, e alla fine quando verificate che su stdout non c'è nessun problema, magari dovete redirigere questa cosa su un file o operare su un qualche programma che è solitamente dannoso, date l'output sull'input di un altro comando. E a questo punto dite che palle, però adesso devo copiare e riportarlo sull'editor, no, c'è un comando apposta, scrivete fc e vi mette direttamente nel vostro editor preferito l'ultimo comando digitato. Siamo alla fine, vi do dei consigli su come ottenere aiuto. È chiaro che come sistemisti non potete conoscere tutto quello che può, potete conoscere tutto quello che esiste su una macchina Unix. Il vostro migliore amico è me, un comando per domarvi tutti, cioè voi potete essere anche la persona più smemorata del mondo, non ricordate che opzione dare un comando, voi digitate man, il nome del comando, vi riporto un manuale che all'inizio vi fa una sinossi che vi spiega brevemente che cosa fa il comando in 5 righe, dopodiché vi elenca tutte le opzioni facendo a volte anche degli esempi se sono gentili. E questo è me, imparatelo a farvelo amico,
vi potrei parlare anche del fatto che esistono più manuali, ma essendo voi, essendo un corso per sistema administrator e non programmatori, sono casi, sono rari i casi in cui dovete disambiguare un comando da, che ne so, una funzione C. Quindi il nome del comando, il 99% delle volte funziona. Un libro utile a pagamento, che vi consiglio, è Unix and Linux System Administration Handbook. Questo è una, copre il sistemismo in modo abbastanza approfondito su vari tipi di macchine, da KPUX a BSD a Solaris di Sun, ora Oracle, fino a Linux. Cioè, questa è una vera e propria Bibbia e ve la consiglio come testo di riferimento. Google. Il vostro problema, il 99% dei casi, qualcun altro l'ha già affrontato, probabilmente per qualcuno è una buona anima e l'ha pubblicato sul proprio blog, e il nostro Google l'ha fedelmente indicizzato e quindi è disponibile a pochi battiti di tastiera. Quello che dovete fare per il sistema administrator è imparare a fare ricerche su Google, che non è una cosa così banale. Può sembrare semplice, ma conoscere le parole giuste da inserire in Google può fare la differenza tra un sistema administrativo buono e uno morto. IRC e Usenet, questi sono sistemi un po' antichi, però se potete venire a parlare con noi via chat, la vecchia chat, la Internet Relay Chat, non MSN, riputanate che usano adesso, noi ci troviamo, la maggior parte di noi del pool ci troviamo su il server IRC di Azzurra, il canale Polimi, oppure o il canale Paul, oppure potete ancora, più importante, iscrivervi alla nostra mailing list. Penso che tutti noi saremmo abbastanza lieti di fornire supporto e assistenza a delle questioni sensate, a patto che abbiate fatto le ricerche su Google e abbiate fatto meme in nome del comando. Grazie dell'attenzione. Domande? 5? 4? 3? 2? 1? Ok, non ci sono. Sì. Il posto di me, abbandoni. Io sono su Twitter, da amico Simone. Seguite. Grazie. 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 Sono il numero 4. Grazie. Grazie.